Sai che ovunque giocherai, al tuo fianco ci vedrai, io che amo solo te, forza nerazzurria, Leo. Fratelli nerazzurri, amici di YouTube e Instagram, buongiorno a tutti, un saluto a tutti gli iscritti al canale, ci alziamo. Sapete che quando sono qui cambia la location, c'è un cazzo di vento, non so se si sentirà niente. Però è anche giusto, porca puttana, c'è un vento sull'Adriatico, si è ingazzato, vedi? L'Adriatico è ingazzato, Mister Inzaghi è ingazzato, Mister Inzaghi è preoccupato, mazza che titolo che sto vedendo, metto. E perché è preoccupato Mister Inzaghi? Che cazzo è seduto? Adesso è un po' fuori in caso, Gosens, giornali, una rottura di cazzo, invece di Pogba, dando Pogba che ha deciso di andare al mondiale, ha preso mezz'ora, no, la Juve, un grande mercato, va bene, se fosse successa una cosa a noi così, non lo so, visto che già rompono il cazzo su ogni minima cosa. Poi c'è la questione che ho visto, Digital Beat, e anche lì io a Milano ho detto, raga, non è una bella figura, perché di merda, ti puoi esporre così? No, ma Diego, ma magari adesso sistemano tutto, e sistemano tutto il cazzo, qua adesso lo tolgono dalle maglie della primavera alle maglie del calcio femminile nerazzurro, quindi qua mancano, oggi è il 3, mancano 10 giorni all'inizio del campionato, rischiamo di entrare in campo con la prima squadra senza sponsor, è un'altra figura, ripeto. La società Inter si è sposta troppo in determinate cose, sia a livello di calciomercato e anche a livello di sponsor, questa presentazione, queste robe. Quindi vedremo cosa succede. Poi per il resto, ripeto, già ci sono i giornali che rompono la vita con dei titoloni veramente, cioè, pazzeschi, con delle pagelle a livello di calciomercato, ma dico ancora fino a 10 giorni fa che facevano ridere. Tra Inter, Milan, Juve, Roma. Anche lì la Roma è strapompata anche dai giornali, la Roma si è rinforzata, ma grazie al cazzo che la Roma si è rinforzata, era settima la Roma, ha fatto la minchia di Conference League perché era settima, se non si rinforza la Roma chi cazzo si deve rinforzare? È normale che si devono rinforzare più loro rispetto a chi è arrivata prima e seconda, no? Ma a volte io sti ragionamenti non li capisco. Comunque niente ragazzi, questo è il mio video dal mare, lo sapete che faccio dei video corti perché sennò poi per caricarli è una rottura di cazzo. Notizie, ripeto, non ce n'è, ma vediamo se è fatta con Sanchez a Marsiglia, Lazzaro lì al Torino, vabbè, insomma vedremo. Quello che mi dà fastidio è leggere certe prime pagine dei giornali che non fanno altro che rompere i coglioni quasi sempre esclusivamente a noi, non vedo altre cose. Ripeto, fosse successa una cosa così, Pogba è arrivato in pompa magna, mezzo scatasciato e in più, insomma, spaculizza abbastanza la Juve per farsi il mondiale, perché poi quello è lo stesso, gente anche come Di Maria, per l'amor di Dio, giocatore fortissimo, però io sti giocatori voglio vedere se metteranno la gamba nei primi due mesi prima del mondiale. Detto questo ragazzi, condivisione del video, iscrizione al canale e sempre forza Inter, ciao.